esiste questa figura che io chiamo lo stronzo, anche perché è una parola intraducibile, lo stronzo. Io dopo che finirò il libro sulla violenza voglio scrivere mia ultima opera, perché ormai ho i miei anni, un libro che si chiama Il libro degli stronzi, che tratta proprio di questo nodo umano, perché lo stronzo è una persona, non è solo vile, ma è spesso una persona che fa della sua viltà un habitus, una costruzione di sé. Tutti li conosciamo, tra di noi spero che non ce ne sia nessuno, ma tutti li conosciamo. E non, a differenza della viltà, non è che uno non possa da non dirsi stronzo. Questo non è un tema che ho affrontato nel libro, ma sto scrivendo altro adesso. Sto scrivendo sulla violenza. Quello dopo lo faccio sugli stronzi. Lo faccio su che cosa vuol dire essere stronzi. Forse è più urgente quello sugli stronzi. Sì, sì, rispetto a quello sulla violenza. Sì, ma ormai ne abbiamo, siamo così assuefatti. No. Sulla violenza c'è ancora tantissimo da dire. Tantissimo da dire.